abbastanza? Dici qualcosa? Allora, o fa zero o non esiste. Quando metto che so io x uguale a zero, vedo subito che cosa succede. Fine. Metto y uguale 0, ho x diviso modulo x, se ti insegno di x, e faccio tendere x a 0, se mi insegno di x, questo è il limite della posizione, dovrà puzzare, pesce, andato male, perché sopra e sotto c'è diciamo lo stesso ordine di grandezza, quindi si bilanciano. Se chiamiamo f di x questa roba, per esempio f di x che cosa fa? Sopra fa 2x, sotto fa 2 modulo x, e fa x su modulo x è la stessa cosa che per il modulo 0 e il limite non esiste. Va bene? Ho delle restrizioni che non hanno limite, oppure delle restrizioni prendo qui una volta x positivo, una volta x negativo, e ho quindi due restrizioni e le due segrette, originate dalla risultrice, questa e questa, lungo le quali ho due limiti diversi, una volta 1, una volta 2. Se invece prendo limite per xy tendente a 0, 0, di x2 più y2 diviso il modulo x più modulo y tendente a 0, 0 di xy modulo 1/2 diviso modulo x più modulo y ancora si bilancia il numeratore e il denominatore. Tutto è minore uguale 1, anzi minore uguale di 1/2.
uguale modulo x ogni mezzo quadrato più modulo y ogni mezzo, per rispondere a te, non è che serve la stessa cosa. E quindi il numeratore è minore o uguale di un mezzo volte il denominatore. E la frazione è minore o uguale di un mezzo. Tutto è minore o uguale di un mezzo. Ho usato il famoso 2ab minore o uguale di 2. Con a uguale modulo x di un mezzo, si fa il modulo x. E tutto è minore o uguale di un mezzo. Poi il massimo mi dice che non è possibile che la funzione diverga, ma non mi dice nulla. Se tutto lo chiamiamo f di xy e uno va a guardare cosa fa f di x0, per esempio, quanto trova? Trova 0. Ma sarà vero che la funzione tende a 0, perché a questo punto, se la funzione è limite, l'unico candidato deve essere limite, deve essere 0. Se vado a fare f di xx, ho x2 ad un mezzo diviso 2 modulo x, e x2 ad un mezzo fa modulo x, che fa un mezzo, e non esiste. Se vado a prendere tutte le rette trovo il limite diverso da retta a retta. Era facile, diciamo, andare a individuare delle restrizioni che avevano limiti diversi. E cosa scrivo? Tanto poi a casa me li riguardo, me li scrivo in calma. Vediamo questo limite qui, vediamo la funzione di F definita solo nel primo quadrante, aperto. F 0 più infinito al quadrato in R definita da F di xy uguale x elevato a y.
limite di y tendente a 0, 0 di f di y. Cosa succede? Allora, è il famoso 0 alla 0. 0 alla 0 con la base dell'esponente che sono delle cose indipendenti uno dall'altro. E quindi uno cosa immagina? Cosa succederà? Cosa fiuta? Che limite? Non esiste. Bisogna fiutare che il limite non esiste. Perché si potrà far pesare più la base, più l'esponente, tenendo il vero per quello in qualche modo. Allora se pesa di più la base troverò un limite zero, se pesa di più l'esponente troverò qualcosa da zero che penso che possa fare 1, e troverò un limite 1. Però quando andate a prendere non è ovvio. Conviene guardare il logaritmo. Piccolo e y piccolo, positivo piccolo, che ma esattamente perché è meno rilevante, quindi ho scritto un logaritmo e quando x è positivo il logaritmo ha senso e quando x è piccolo il logaritmo è negativo. Poi anche y è positivo, ma allora uno può pensare di andare a vedere come sono fatte le curve che rendono costante quella roba. Naturalmente una costante negativa. Y uguale a meno c, y x. Come è fatta una roba di questo genere? Tendente a 0 da destra di meno c diviso x da 0 e quindi queste curve qui sono delle cose che si tengono positive e che tendono a 0, sono delle curve fatte così come siano fatte esattamente in questo discorso. Però non abbiamo strumenti per dire che è stato così più forte di nulla. Però diciamo, quando io prendo la restrizione di f ai punti del primo quadrante che limitano questa roba, ho un dominio della restrizione che origina come punto di accumulazione. E cosa succede di... allora chiamiamola questa curva che mi dà indice c, cosa succede nel limite per xy tendente a 0, 0 della nostra funzione f ristretto gamma indice c nel punto xy? È il limite per xy tendente a 0, 0, per xy tendente a indice c, di quanto fa la f su questi punti? Il logaritmo di f fa meno 5. Il logaritmo di f fa meno 5 di questi punti. E quindi qui sto facendo il limite di la meno 5. Allora ho infinite restrizioni al variare di c lungo le quali ho limiti diversi. Qui vedete che il variare di c positivo e alla meno c varia nei negativi e la meno c varia nel tutto valore con le zero. Naturalmente erano riposte queste funzioni.
andava con tutte le semirette. E sono tutte curve che si comportano come questa, una di su e dall'altra. Però uno deve affiutare, diciamo, il limite non esiste, puoi farlo vedere. Va bene, 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 va bene